Il panorama sul centro di Roma è di una bellezza mozzafiato, eppure la quiete non mancherà certo a Benedetto XVI nel monastero Mater Ecclesiae, tra il verde dei giardini vaticani, dentro la cerchia delle mura leonine. Ecco quella che attorno a fine aprile diverrà la casa di Josef Ratzinger, lasciato al successore l'appartamento del palazzo apostolico con affaccio su piazza San Pietro. Poco lontano c'è la grotta di Lourdes, già meta spesso delle passeggiate del Papa. La curiosità attorno agli eventi dei prossimi giorni è tale che fotografi e televisioni hanno subissato il Vaticano con richieste di autorizzazioni a filmarne i relativi luoghi. Permesso accordato a gruppi scarrozzati stamane fin sulla sommità del Colle Vaticano, dove c'è l'eliporto da cui alle 17 del 28 febbraio prossimo Benedetto XVI lascerà il Vaticano 3 ore prima l'inizio della sede vacante. Accanto all'abside della Basilica di San Pietro ecco invece la Domus Santa Marta, dove alloggeranno i cardinali in arrivo da tutto il mondo per eleggere il nuovo Papa. Durante il conclave qui sono banditi televisore, giornali, internet e ogni genere di contatti anche fortuiti col mondo esterno, persino lungo il breve tragitto verso la Cappella Sistina fino alla rituale fumata bianca e al nuovo sospirato Habemus Papam.